6 cibi che contrastano il cancro. Ciao amici, mangiare bene è importante per la salute sempre di più. Le ricerche scientifiche più recenti confermano che la nostra alimentazione ha una fortissima incidenza sulla prevenzione o sullo sviluppo dei tumori, soprattutto a stomaco e colon, ma non solo. Anche i tumori tipicamente di genere, come quello femminile al seno e quello maschile alla prostata, si possono combattere a tavola scegliendo gli alimenti giusti. Insomma, non dovremmo mangiare mai niente di buono. Meglio seguire alcuni principi generali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. In teoria è semplice, dobbiamo stare attenti a evitare i cibi incriminati, ma dichiarati tali dalla scienza, come la carne rossa, i grassi saturi e gli zuccheri raffinati, e incrementare gli alimenti preventivi, che forniscono al corpo i nutrienti per mantenersi sano. Ecco 6 alimenti anticancro che non dovrebbero mai mancare. 1. Soia. La soia è ricca di isoflavoni simili agli estrogeni, per questo sono chiamati fitoestrogeni o estrogeni vegetali. Secondo le ultime ricerche, i fitoestrogeni proteggono da alcuni tumori come il cancro del seno o della prostata. 2. Funghi. Gli effetti anticancro dei funghi sono legati alla presenza del lentinano, un polisaccaride. Consumarli regolarmente permette di abbassare di quasi del 50% l'incidenza di tumori a colon e stomaco. 3. Semi di lino. I semi di lino costituiscono la maggior fonte di origine vegetale di omega 3, ottimi per prevenire il cancro, diminuendo la capacità delle cellule maligne di dar luogo a metastasi. 4. Arance. Studi dimostrano che le arance sono efficaci nel prevenire i tumori del tratto digestivo, esofago, stomaco. I polifenoli e i terpeni contenuti nelle arance bloccano la crescita delle cellule tumorali. 5. Tè verde. Lasciando il tè verde in infusione per almeno 5 minuti, si sviluppa un'ottima azione antiossidante che contribuisce a proteggere dal tumore di pelle, colon, polmone, seno e prostata. 6. Vino rosso. Il resveratrolo è contenuto soprattutto nel vino rosso, ha dimostrato di essere efficace sia nel prevenire la comparsa sia nel bloccare la progressione dei tumori. Ma devo imbottirmi di vino rosso allora? Non proprio. Ecco come fare una dieta preventiva. Bisognerebbe inserire almeno uno di questi alimenti a rotazione in uno dei nostri pasti, colazione, pranzo o cena. L'importante è che ne mangiamo un po', ma tutti i giorni. Per vedere tutti i video, iscriviti al canale, semplice, con un click, così mangia sano e vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!